Ciao a tutti! Oggi parleremo di una parola tipicamente italiana e di varie espressioni idiomatiche che sono collegate a tale parola. La parola è soldo, che al plurale è soldi, il termine normalmente utilizzato in italiano per riferirsi al denaro. L'origine di questa parola risale all'Impero Romano, quando il solidus d'oro era una moneta massiccia, solida, di grande valore. Poi il solidus divenne una moneta d'oro utilizzata tra Longobardi, Franchi e altri popoli barbari che avevano preso il controllo dei territori europei. Nell'impero carolingio, cioè dell'imperatore Carlo Magno, il soldo era una moneta di conto che non veniva coniata realmente e valeva 12 denari e corrispondeva a un ventesimo di lira.